Bentornati a tutte e a tutti da Alex Foglino, sono il fondatore di Expore, l'innovativa agenzia immobiliare milanese. Siamo arrivati alla terza puntata del format That's Who We Are, dove intervisto dei grandi realtor, dei grandi titolari di agenzia, nonché anche agenti immobiliari. Oggi ho il grande onore e piacere di ospitare due cari amici, due colleghi visionari del Panorama Immobiliare Toscano. Operano sia con clienti italiani sia stranieri. Vado quindi a presentare Mary Anna. Ciao a tutti. Ciao, Ciao ciao Mary, Alex. Ciao. benvenuta, è un piacere ospitare te e Antonio oggi. Grazie a te dell'invito. Per noi e anche per me è un grande onore, un grande piacere essere qui in diretta con te in questo momento. Grazie mille. Mi presento un attimo. Sì, ecco, innanzitutto volevo sapere come va, perché so che Io voi sto da Dio. sei da Dio. Ti vedo, sei raggiante, dopo ci racconterai anche di un'iniziativa di marketing dove voi siete veramente pionieri, non voglio svelare nulla, però magari un minutino prova a raccontare chi sei, di cosa ti occupi, ok? Parla anche un attimo della tua agenzia, poi introduciamo il tuo socio e marito, Antonio. Ok? Prego, Mary. Grazie Alex. Sì, io appunto sono Mary Antumiotto, io faccio questo lavoro, questa professione da 10 anni, dal 2010, un po' di più. E abbiamo iniziato, io parlo al plurale perché come hai detto tu, sono in un'agenzia, abbiamo questa società insieme a mio marito, quindi io personalmente ho iniziato ad Esio, in provincia di Monza e Brianza. E per poi col susseguirsi con i cambiamenti vari della vita ci siamo trasferiti qui in Toscana, ci siamo felicemente trasferiti in Toscana. Abbiamo cambiato anche il nostro tipo di mercato target e siamo sempre in continua evoluzione. Noi prettamente avendo oggi un ufficio sul mare, trattiamo prettamente seconde case e chiaramente anche con clientela straniera, perché la Toscana è ovviamente insomma un po' la patria del turismo straniero. Quindi abbiamo il piacere, ecco, quello che mi piace tanto di questo trasferimento è che proprio ci ha aperto il mondo del mercato straniero, ecco, degli stranieri che acquistano da noi proprietà, insomma, ecco, questo è un po' in generale quello che siamo. Bene, Mary, bene. Allora, introduco adesso Antonio Anile, che oltre che essere un caro amico, è la mente di tante strategie applicate in Ama Real Estate, la vostra agenzia immobiliare, compagno di percorsi di studio, una persona molto intelligente, molto curiosa. Siete una coppia di imprenditori come pochi in Italia, quindi ci tenevo proprio a fare questa diretta con voi per accennare ad alcune strategie che voi sviluppate assieme per attirare, diciamo, anche persone che vogliono investire dall'estero. Allora, io posso tranquillamente dire che tu, Mary, tu, Antonio, siete, a mio parere, l'esempio più fugito di realtors che si stanno interfacciando con l'estero, ecco. Quindi, ecco, Antonio, dopo questo piccolo incipit da parte mia, desidererei invece che tu ti presentassi un minuto. Benissimo, intanto vi saluto, grazie per l'invito Alex. Mi chiamo Antonio Anile, sono un agente immobiliare da 25 anni. Professionalmente sono cresciuto nell'hinterland milanese, dopo magari insomma, entriamo un po' più nel dettaglio su dove e come ho iniziato. Ho svolto la mia attività prettamente iniziando da un mercato di prime case. Dopodiché, spinti anche da un sogno personale che era quello di andare a vivere al mare, 7 anni fa, 6-7 anni fa, ci siamo trasferiti, Omeri, con i nostri due figli qui in Toscana. Abbiamo scelto la costa degli Etruschi per
stanziare definitivamente e poi ovviamente ritrasformarci a livello proprio anche professionale, perché da un mercato di prime case abbiamo decisamente cambiato virato sulle seconde case. Ecco, in questo momento la nostra agenzia è proprio specializzata nella compravendita di seconde case da prospettare sia clientela italiana che internazionale. Eccellente, eccellente. Bene ragazzi, allora, la nostra è una chiacchierata tra colleghi. Per chi stesse guardando in diretta o guarderà in replica, volevo un attimo riassumere la filosofia di questi nostri incontri. Come accennavamo poco fa, noi siamo compagni di percorsi formativi, siamo tutti e tre, come altri 130 circa professionisti italiani, iscritti alla NAR, l'associazione di agenti immobiliari più grande al mondo, che valorizza molto il proprio codice di etica, un codice di etica globale, quindi anche noi realtors italiani siamo tenuti a rispettarlo, con molto orgoglio lo rispettiamo. Io desidererei, Marianne, partire con la solita domanda che faccio ai nostri ospiti, ossia se tu ci vuoi raccontare gli inizi della tua carriera nel settore immobiliare. Ma guarda, allora ti direi, io arrivo dal mondo del turismo, nel senso io ho sempre lavorato, mi sono diplomata e ho lavorato in agenzia viaggi. Quindi, come accennava Antonio, noi abbiamo due figli e la nascita della seconda figlia mi ha costretto un po' a fare una scelta, no? di vita proprio. E quindi da lì abbiamo studiato la nostra strategia di famiglia e alla fine abbiamo deciso che il percorso migliore era quello di intraprendere anch'io il percorso di agenzia immobiliare. E così mi sono iscritta al patentino, ho fatto l'esame, insomma, ecco quello, se mi chiedi i miei inizi, ecco quello è il percorso che effettivamente mi ricordo di più. Non mi ricordo i primi giorni di lavoro, perché comunque ecco, sono stati abbastanza, non lo so, quelli li ho rimossi, proprio non so dirti, però il percorso per arrivare all'esame, ecco quello sì, me lo ricordo bene, anche perché comunque è stato impegnativo, al di là del corso stesso proprio è stato impegnativo il momento, no? in cui è stato affrontato, e, però insomma è stato un, come dirti, un inizio un po' poco voluto forse, no? Un po' perché comunque è stata una scelta di famiglia, non una scelta personale, no? Però poi sono qui, quindi vuol dire che tutto sommato poi è stata anche la scelta giusta, no? Insomma, ecco. Quindi poi adesso operando anche con le seconde case lo trovo ancora più nel mio essere, capito? Perché il turismo, le seconde case. E quindi siamo un ricordo preciso non ce l'ho, mi ricordo cosa ho dovuto fare per arrivarci, ecco quello sì. Allora, a questa domanda non tutti, vedremo Antonio fra poco, però non tutti i nostri colleghi realtors si ricordano esattamente il primo giorno piuttosto che i primissimi giorni, perché comunque si viene un po' sballottati. Noi, lo dico a ogni in una di queste puntate, e ci terrò sempre a dirlo, innanzitutto siamo delle persone che hanno deciso in età abbastanza simili, piuttosto che qualcuno un po' dopo, di catapultarci in un mondo, quello immobiliare, dove ad esempio dai video che tu e Antonio girate, vi spieghiamo poi perché, okay? Perché voi non fate i video tradizionali, traspare tutta l'esperienza a livello tecnico, ma anche l'entusiasmo e la passione, ecco. Quindi anche se magari si era un po' imbarazzati, non sapeva bene cosa fare, ecco, io mi ricordo ad esempio nella prima puntata Joseph Dopresti, che è stato ospite di That's Who We Are con Armando Sacco. Joseph, che è un italo-americano che ha iniziato proprio negli Stati Uniti, ha raccontato che ha stato messo nella sua postazione, non sapeva bene cosa doveva fare, ecco. Quindi è anche divertente questa cosa, no? Antonio, qual è il tuo ricordo, quindi, del tuo primo giorno di lavoro
oppure comunque del primo periodo, a giudicare dal risultato eccellente, anche se tu mi dicessi che eri un po' intimorito o quant'altro, no? Io ti conosco, e come dire, però magari qualcuno ti ascolta potrebbe non crederci, ecco. Ma io partirei dall'aneddoto del giorno prima del primo giorno. Ah. Metà anni 90, ovviamente io avevo 20 anni, sbarbato proprio appena finito il militare, tutto jeans, police, bomber, quindi era un po' la moda del momento, no? Di noi ragazzi, e sono andato al Carrefour di Paderno Dugnano, che se ti ricordi si chiamava Euromercato, okay? Con i miei genitori a comprare il vestito elegante, un vestito grigio, e per presentarmi ovviamente al primo giorno di lavoro, perché già al colloquio mi avevano avvisato: guarda, devi venire vestito con l'abito, ok? E quindi insomma, per me è già stato, a livello mentale, è un primo scoglio da superare, no? Non è così semplice da passare da tutto jeans a poi con l'abito del matrimonio quasi. Perché poi anche i miei amici, quando tornavo i primi giorni, mi prendevano in giro, no? Ti devi sposare, andare allo sposalizio. E morale della favola, arrivo il primo giorno al mattino in un'agenzia che faceva parte di una piccola rete locale, quindi di 4-5 agenzie, 4 punti vendita. Ho iniziato a Cesano Maderno, quindi nell'interna milanese, più o meno una quindicina nord di Milano, quindicina di chilometri a nord di Milano. Un'agenzia dove c'era, oltre il titolare, che però orbitava tra tutte le 4-5 agenzie, c'era un responsabile, poi altri tre agenti, poi lo stesso giorno iniziavo io e un altro nuovo agente, e poi due segretarie. Finite le presentazioni, mi hanno già preso per la giacchetta, la prima tirata d'orecchio ho preso io subito nei primi 5 minuti, perché non ero andato, non avevo la cravatta, e mi hanno detto: guarda che così, cioè, non va bene. Ho detto: cominciamo bene. E quindi il giorno dopo sono andato, il primo giorno di lavoro sono andato dopo la sera, ovviamente, perché si finiva alle 8 di sera, non c'era il tempo di andare a comprare la cravatta, ho preso la cravatta di mio papà, e quindi il secondo giorno sono andato con la cravatta di mio papà. E eravamo in una stanza, noi agenti, col responsabile, eravamo in 4-5 agenti, più responsabile, quindi 6 scrivanie in più o meno 16 metri quadri, ok? Quindi non dico uno sopra l'altro, ma poco ci manca. E, ok, dopo la prima mezz'ora mi dicono: benissimo, guarda, preparati che esci col responsabile e andiamo in zona. Ho detto: cosa vuol dire? Cioè, non so, andiamo in zona. Andiamo a fare una zona. Classico. Allora niente, andiamo in via Cesare Battisti, a Cesano Maderno, è la mia prima via, e vedo il responsabile che dall'inizio della via inizia a suonare ai citofoni. Ho detto: boh, non lo so, avrà un appuntamento, saremo già qua, caspita, vediamo un attimino. Andremo a prendere in vendita una casa, no? Vendiamo casa. E niente, no, vedevo che suonava a tutti, poi suonava quello sotto, poi usciva, vedevo la signora che usciva dalla finestra: ma chi siete, cosa volete, non vogliamo niente. Ok, cioè, nella prima mezz'ora ho detto: qua non lo so che lavoro è, andiamo a rompere le balle, cioè, la gente. Perché poi alla fine, la sera, quando sono tornato a casa, dai miei genitori ho detto: come è andato il primo giorno di lavoro? Hanno detto: abbiamo rotto le balle tutto il giorno alle persone, cioè sia al telefono che al citofono. Quindi ecco, è simpatico, però vedevo che, insomma, mi piaceva, era simpatico, però poi vedevo anche i miei colleghi, ho avuto la fortuna di entrare in un ufficio già organizzato, quindi attivo, dove vedevo anche i colleghi senior che effettivamente, insomma, fissavano poi a fine giornata degli appuntamenti per andare a visionare delle nuove case. Quindi ho detto: caspita, funziona. E quindi ecco, quella è stata la mia fortuna. E poi da lì ho avuto modo, insomma, è importante secondo me entrare in un'agenzia, avere la fortuna di entrare in un'agenzia
per un neofita che già, insomma, ti permette di ottenere dei risultati, già rodato, dove vedi comunque effettivamente. E ovviamente poi dalle 9:30 si usciva in zona, dalle 9:30 fino a mezzogiorno in zona, suonare i campanelli, poi tornavi da mezzogiorno alle 12:30 con la guida del telefono, avevi una tua scrivania che adesso mi rendo conto era tipo un banchetto quasi da tua scuola, perché figuratevi in 16 metri quadri in 6 persone non è che potevi avere la scrivania grande, e si attaccava a telefonare comunque al telemarketing. Morale della favola, la sera dalle 18, dopo che tornavi al pomeriggio dalla zona, dalle 18 alle 20, 2 ore a telefonare, tornavi a casa con l'orecchio bordò. Però ecco Alex, sai di cosa stiamo parlando perché l'hai fatto anche tu, quindi cioè, sono bei momenti, un bellissimo ricordo, l'ho fatto per 15 anni e non mi vergogno a dire che veramente io mi divertivo proprio perché poi diciamo l'essenza del nostro lavoro è produrre relazioni, e quindi questa cosa me la sono riportata in maniera un po' più evoluta adesso con la mia agenzia. Ecco, hai concluso in un modo estremamente interessante, perché hai parlato proprio di evoluzione. E allora io vi farei una domanda bonus rispetto alle classiche. La dirigo alla tua socia, Mary. Oggi, un agente immobiliare che inizia, diciamo, il primo giorno, no? Ecco, ha senso per un titolare mandarlo a scampanellare? Io questa domanda ve la faccio perché, ripeto, vi considero visionari. Voi operate a San Vincenzo, sulla costa degli Etruschi, e avete un posizionamento sul mercato estremamente definito. E la vostra proposta di valore si percepisce già assaporando, gustandosi i materiali di marketing che voi preparate. Quindi Mary, una persona che inizia oggi, diciamo, nella vostra agenzia, no? Avrebbe senso mandarlo a scampanellare come mandavano me Antonio? Anch'io ho scampanellato, perché Antonio mi mandava a scampanellare pure a me. Voglio dire, però... No, beh, ti dico Alex, secondo me oggi è un altro tipo, è un altro mondo. Non ha nessun senso. Allora, qui da noi ancor meno, perché comunque trattando seconde case, metà delle case inverno sono chiuse, quindi non trovi proprio nessuno. Quindi, la luce è staccata, capito, quindi non ha davvero nessun senso. Ma credo che anche in città sia uguale, sia la stessa cosa. Oggi sempre meno persone, già quando ho iniziato io già non ti aprivano, perché chi sei, chi non è, sei visto male. Oggi come oggi ancora di più, cioè non puoi permetterti di citofonare, ci sono molti altri strumenti che ti consentono di raggiungere il giusto target di persone a cui ti vuoi raggiungere, che vuoi raggiungere, ecco, no? No, hanno vita molto più facile ora chi inizia, secondo me. Concordo. Antonio, allora io proseguirei con l'esempio che ha fatto la Mary, però chiedendoti quale può essere, ad esempio, uno strumento, no? E se, vedremo poi la domanda vera e propria, ok? E fondamentalmente come... nella vostra agenzia voi comunicate la vostra proposta di valore. Per proposta di valore intendo dire un modus operandi, un insieme comunque di attività che vengono comunque svolte poi per il cliente. Fondamentalmente si può riassumere nel perché il cliente poi ci può andare a scegliere. Ecco, ora, per farvi scegliere, no? Quindi per non mandare le persone in giro a scampanellare, per far conoscere una Maria Real Estate, Antonio, che strumento particolare usate? Allora, faccio una premessa. Secondo me, quello scampanellare è un qualcosa che
ovviamente adesso secondo me non è adeguato, soprattutto vabbè, noi per quanto riguarda le seconde case, però, ma se dovessi pensare al mio vecchio mercato, quindi l'Inter la Milanese, a scampanellare, probabilmente non lo farei. Oggi secondo me ci sono comunque delle tecniche per andare a intercettare un potenziale cliente che porta poi a farti cercare. Quindi ecco, tutto il nostro marketing è improntato sul farci contattare. E sai Alex quanto sia importante anche in una fase negoziale porsi di fronte anche a una persona dove dici sei tu che mi hai cercato, non sono io che sono venuto da te a scampanellare. Quindi, ma per far sì che avvenga questa cosa devi dare tanto. In che cosa? Il nostro valore è il contenuto. Noi ormai abbiamo tra i due canali di YouTube, un italiano e un inglese, più di 200 video, dove comunque uno trova di tutto e di più per capire quale sia il corretto modo prima di mettersi alla ricerca di una casa o prima di mettere in vendita un immobile. Il blog è comunque, sul blog ci sono tanti articoli, gli articoli comunque che vengono di contenuti anche in inglese ricevono quotidianamente comunque dei commenti, ci ringraziano persone da tutto il mondo e quindi ecco, devo dire che tutto questo, si vede tutta la passione, ecco, mi fa piacere che tu hai anche in premessa hai parlato di passione, io sono innamorato del mio lavoro. Ecco, la cosa che mi dicono quasi tutti i clienti è si vede che tu ami il tuo lavoro, perché non mi pesa, cioè sono veramente appassionato del mio lavoro, per cui produrre contenuto e cercare anche di creare, anche nel marketing si chiama la reciprocità, no? Quindi dal momento in cui tu dai un contenuto di valore, dall'altra parte il contatto, la persona sconosciuta quasi si sente anche in dovere a in qualche modo a ricambiare e quindi a venire a contattarti se ha bisogno di essere assistito per un passo così importante. Quindi noi vendiamo case, vendiamo il bene materiale più importante nella vita di una persona e quindi riteniamo che sia al di là dell'aspetto etico importante anche far capire chi sei, anche a livello di preparazione, ok? E quindi cerchiamo di infondere anche cultura tra, diciamo, le persone o anche tra colleghi affinché, insomma, tragga beneficio un po' tutto il mercato. Hai detto una cosa, come sempre, estremamente interessante. Il beneficio che un agente immobiliare professionale, professionista, che comunque ama alla follia il proprio lavoro, secondo me è quello di divulgare questa passione attraverso una, tu e Mary lo fate estremamente bene, un'attività di, come dire, di informazione, non necessariamente per vendere qualcosa, ma per rendere edotte le persone delle grandissime difficoltà che sussistono nel settore immobiliare. Noi stessi agenti immobiliari, in particolare noi che siamo anche titolari di agenzia immobiliare, ci appoggiamo anche dei professionisti. Noi abbiamo delle squadre che compongono la nostra agenzia immobiliare, non siamo tuttologi, ecco. Quindi il privato, se va sul vostro canale, che abita in Italia o che abita all'estero, deve essere guidato nel processo di acquisto, di vendita di un immobile in Toscana, voi state appunto a San Vincenzo, sulla costa degli Etruschi, e qui mi collego a una domanda che faccio a te Mary e poi puoi anche giustamente dare anche tu il tuo contributo Antonio, perché poi si può, come dire, educare, quindi nel fine positivo, il cliente che sta in Italia o all'estero e rendere, secondo me, anche più emozionante poi il processo, la relazione, no? Il cliente che viene edotto, che quindi scopre che non è così facile, sarà ancora più fidelizzato, sarà grato comunque dell'attività di divulgazione. Mary,
Qual è quindi la trattativa più emozionante che in questi 10 anni tu hai condotto? Magari l'hai condotta con Antonio, magari tu me ne parlerai di una, Antonio di un'altra, vedremo, fra poco no, però per favore raccontamene una, ecco. Ma guarda Alex, io prenderei la palla al balzo parlandoti di una trattativa che... proprio legata alla clientela straniera, no? Noi abbiamo fatto una compravendita con un cliente americano che ha acquistato qui da noi, e questa è una compravendita, mi ha dato particolare soddisfazione e in generale comunque le compravendite che abbiamo portato a termine con la clientela straniera mi hanno dato particolare soddisfazione, anche con un tedesco che ha comprato qui in zona, che tra l'altro l'ho sentito l'altro giorno dopo un anno che ha comprato, perché mi ha detto: mi devi aiutare perché non so come pagare l'IMU, no? Per dirti, cioè, se, e questa cosa a me piace, perché comunque mi so che gli sto dando un aiuto, ok? Quindi so che senza di me farebbe il doppio della fatica, no? O magari non ci riuscirebbe. E questi clienti americani, nello specifico, per dirti, hanno comprato una casa in nuova costruzione e io sono andata io per loro a scegliergli la scala, no? Cioè, e sono queste cose, le piastrelle, siamo andati insieme a sceglierle quei 2 giorni che loro sono stati qua, perché loro non parlavano italiano. E quindi come comunica questa persona con un venditore di piastrelle che parla solo italiano? E quindi io mi sono messa nei loro panni e ho detto: chissà cosa combinano, no? Se non gli vado ad aiutare dietro. E così sono stata insieme a loro 2 giorni, loro hanno apprezzato tantissimo questa cosa, perché veramente, e ancora oggi comunque mi ringraziano, no? Ecco, quindi per dirti, le compravendite che più mi danno soddisfazione sono quelle che poi mi portano ad essere, anche dopo un anno dalla compravendita, il punto di riferimento delle persone. Ecco, questa è soddisfazione, ecco, insomma. Complimenti, complimenti Mary. Antonio? Allora, io diciamo ne ho diverse, ecco, diciamo che quelle più emozionanti, quelle che mi emozionano di più, sono quelle dove hai come agente la consapevolezza veramente di aver cambiato vita a una famiglia, soprattutto che era veramente in grosse difficoltà. Ecco, quindi le vendite che mi danno più soddisfazioni, al di là dell'aspetto economico che non c'entra nulla veramente in questo, sono quelle dove c'è una situazione ingarbugliata, imbrigliata, quindi dove magari ci sono banche che stanno sul collo anche della famiglia. Ecco, vorrei ricordarne una proprio fatta un paio d'anni fa, ecco, sotto proprio il periodo di Covid. Marito, moglie, una figlia, marito che per, insomma, loro avevano un'attività commerciale, il marito per ovviamente garantire quello che è l'introito familiare, ha cambiato regione, quindi faceva un lavoro stagionale fuori regione, quindi per mesi andava via, mamma, quindi figlia, studentessa, mentre la mamma, insomma, al primo incontro mi spiegava quale fosse la situazione critica, comunque ormai non pagavano banche, avevano dei finanziamenti dalla vecchia attività, quindi che già non pagavano. E tutto questo è come lo raccontava mentre vedevo alle mie spalle sul tavolo questa figlia che studiava, e quindi mi sono un po' immedesimato, visto avendo anch'io 2 figli, in una situazione dove da genitore, sia da genitore credo che da figlio, sia veramente mortificante anche dover insomma, sentire anche per un figlio queste cose, ecco, che i tuoi genitori non se la passano bene. E quindi ecco, questo voglio dire, questa compravendita che poi si è conclusa serenamente, tra l'altro in un mese, grazie comunque a quelle che sono quello che è la nostra metodologia, ci ha permesso veramente di avere una cliente che adesso ormai quando ci vede associa ossigeno puro, perché hanno cambiato vita. Loro ovviamente sono andati in affitto perché non ne vogliono più sapere di banche di nessun tipo. Ecco,
hanno cambiato veramente vita. Ecco, questa è ad esempio una di quelle situazioni dove sai che se non c'eri tu, non lo so, ecco, che fine faceva la famiglia. Per cui, ecco, questo è questa è la tipologia di vendita che mi dà più soddisfazione. Cambiare nel nostro piccolo la vita dei nostri clienti, che poi possono diventare anche amici, è sicuramente la soddisfazione più grande. E ci possono essere però delle trattative dove si riesce a raggiungere il risultato migliore, affrontando delle difficoltà. Siamo tutti persone, quindi noi spesso abbiamo di fronte una persona che diventa il nostro cliente, poco consapevole appunto dei rischi del settore. Noi l'aiutiamo a comprendere, spieghiamo come possiamo essere utili dopo aver ascoltato, dopo aver analizzato in maniera minuziosa il suo problema, la sua esigenza, e proponiamo il nostro servizio, la nostra consulenza. Ecco, però a volte ci possono essere degli intoppi, possono esserci dei rallentamenti, e la soddisfazione poi è ancora più grande. Quindi, ecco, Mary, torno a te. Qual è stata, nel corso della tua carriera immobiliare ad oggi, la trattativa che ti ha messo più in difficoltà, quella più difficile? Ecco, non si è ancora conclusa, Alex, ancora in essere, perché è quella che mi sta veramente un po' logorando in questo periodo. È una trattativa di due clienti inglesi che sto seguendo da un anno, perché poi c'è stato di mezzo il Covid, e quindi è una trattativa che, insomma, hanno già fatto hanno già fatto due proposte che poi per un motivo, per l'altro ancora non sono andate in porto. Ora stanno ritornando su un immobile che avevano visto in precedenza, e quindi, ecco, ci sono queste trattative, no, che tu ce la metti tutta, no? Però succedono degli eventi che tu non puoi controllare, e che, cioè, non, ecco, quello che sto capendo è che più gente si mette in mezzo alla trattativa, un po' entra il tecnico, un po' entra l'avvocato, un po' entra il collega, e un po' entra la testa del cliente, perché comunque quella fa tutto. E ci sono queste trattative, c'è, cioè, in particolare questa trattativa che spero veramente vivamente di portare a termine anche in breve tempo, perché ormai è un anno, è stanco il cliente proprio mi ha detto: Mary, dobbiamo concludere perché non ce la faccio più. Ho capito, però mettiamoci un po' del nostro tutti quanti, e quindi, ecco, queste sono le trattative che non capisci perché, ma non riesci a chiudere. Ecco, quelle a me mi logorano. E quando la chiuderò, ti inviterò all'aperitivo. Ben volentieri, ragazzi, vi vengo a trovare ben volentieri. È molto interessante anche qui la tua chiusura del racconto di questo episodio, Mary, perché traspare lo stress da parte del cliente. E ripeto, siamo tutti persone, e a volte abbiamo paura anche noi, come avevamo paura il primo giorno di lavoro, abbiamo paura magari di non riuscire ad aiutare il cliente. Però la nostra esperienza, la nostra formazione, ma anche il confronto con i colleghi, rafforza la sicurezza in se stessi. Quindi io, ad esempio, ogni volta che mi confronto con voi, con tutti gli altri realtors, anche con colleghi non necessariamente realtors, colleghi che stimo, che mi stimano, ci raccontiamo questi episodi. E a volte magari tu, confrontandoti con Antonio con te, io con voi, così via, magari si accende la lampadina. È un po' come lo scrittore, no, che non ha l'ispirazione in quel momento, poi da un giorno all'altro, no, ma ha soddisfazione poi di leggere il proprio manoscritto, anche se poi si scrive sul proprio Mac, no, è grande. Quindi l'andare a soddisfare una persona che era anche terrorizzata, poi a distanza, non ne parliamo, ecco. Antonio, invece, la trattativa, quella che ti ha messo più in difficoltà. So che tu hai un grandissimo sangue freddo, ti ho sempre molto ammirato anche per questo, sono estremamente analitico, e quindi sono molto curioso di ascoltare la tua risposta. Allora, devo dire che ce ne sono tante. Purtroppo, insomma, le problematiche sono sempre legate a
all'irregolarità urbanistica, catastale, e quindi insomma, sappiamo benissimo di cosa stiamo parlando, la burocrazia ti assale. E quindi, però se, ecco, se devo proprio parlarne di una, ce n'è stata una dove io avevo incamerato un incarico in esclusiva di acquisto, quindi è una persona, un personaggio importante che aveva, da, venendo da un'esperienza negativa come ricerca tradizionale dell'immobile, insomma, ci ha contattato per farsi assistere in maniera esclusiva per la sua ricerca della villa qui al mare, e in particolare cercava l'isola d'Elba. E dal momento in cui abbiamo individuato una villa giusta al momento in cui abbiamo stipulato l'atto, sono passati più di un anno, perché abbiamo individuato questa proprietà importante sul qua, gestita, la cui vendita era gestita da un'altra agenzia, ok, quindi che ovviamente noi collaboriamo con tutti, e dall'altra parte poi subito è emerso che c'erano, oltre un'ipoteca volontaria, due ipoteche giudiziarie, tra l'altro con Equitalia, Agenzia delle Entrate Equitalia, per cui insomma avevamo queste tre ipoteche. Se ne conosceva una dichiarata dall'agente della controparte, e in realtà poi effettuando le misure ipotecarie ne sono saltate fuori altre due giudiziali. E quindi questa prima situazione da gestire, tra l'altro in piena emergenza Covid proprio, per cui anche insomma andare a interloquire già con questi uffici è insomma un mostro di burocrazia che conosciamo tutti. Il Covid ci ha messo del suo. E oltretutto su questa villa c'erano delle irregolarità urbanistiche, qui sono dovute fare delle sanatorie. La villa era all'interno del parco, quindi comunque anche tutta l'isola d'Elba è sotto vincolo paesaggistico, quindi con tutte le difficoltà ancora di più del caso, e insomma il tutto, insomma, credo che non siamo fatti mancare niente: irregolarità urbanistiche, ipoteche giudiziali, il Covid, poi l'agente di parte venditore, perché comunque poi alla fine non ti trovi a negoziare con solo il venditore, ma anche col suo agente, e quindi dai, diciamo che è stata una vendita che poi alla fine mi ha dato soddisfazione, perché l'abbiamo portata in porto, però ecco, non è stato semplice gestirla, ecco, soprattutto a livello mentale. Ecco, quello che hai detto tu, ecco, una cosa che sicuramente ho è tanta pazienza. Anche ieri abbiamo chiuso una vendita dove i proprietari, un'eredità, mi hanno detto: guarda, cioè, tu sei un santo. Quindi cioè, la pazienza ce l'ho, dai. Grandi, 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 grandi. Tu hai accennato a una trattativa che avete condotto assieme a un'altra agenzia immobiliare. Ecco, Mary, lo chiedo a te, poi lo chiedo anche ad Antonio. Nel corso della propria carriera passata, presente, futura, si va a interagire anche con altre agenzie immobiliari. Allora, diciamo che, essendo 135 realtors in Italia, per l'appunto noi seguiamo un codice etico, poi ci si conosce anche personalmente, e prima di iniziare una collaborazione vera e propria, quindi proprio la fase, diciamo, commerciale, no? Se c'è un progresso di conoscenza, di stima, di approfondimento, anche di sensazione che si possono essere avute nel corso di percorsi formativi, noi l'abbiamo iniziato proprio assieme, no? Sotto la pandemia, ovvio che le cose poi è difficile che vadano male, perché c'è proprio stima. Ma a di là di questo, qual è la tua idea sulla collaborazione in Italia tra agenti immobiliari? Allora, per quanto ci riguarda noi, per noi è pane quotidiano, nel senso che quello che ho riscontrato è che qui funziona, ok? Quindi c'è correttezza. E quella, vabbè, mi insegni che è un po' alla base di qualsiasi rapporto, soprattutto quelli che riguardano il business, comunque lavorativi.
E quindi questa cosa io la vivo benissimo. Cioè io proprio cerco collaborazioni, nel senso che quando vedo che l'immobile che interessa al cliente, come diceva prima Antonio, noi ci occupiamo anche di fare ricerche specifiche per i clienti, noi facciamo l'agente di parte del cliente acquirente, e spesso ti trovi in questa situazione dove il cliente ti dice: Mary, informati su quell'immobile lì, e magari ti manda il link e tu vedi che è pubblicizzato con un'altra agenzia. Ti dico onestamente, spesso quando magari sai che quell'agenzia non lavora con incarico in esclusiva e magari puoi anche tu direttamente, a me è capitato spesso e magari potevo anche andare a chiamare il proprietario e farmi la trattativa con il proprietario. Però io ho preferito comunque chiamare la gente, non perché sono una santa, non per quello, ma perché comunque hai pur sempre un'altra figura dall'altra parte che pensi parli la tua stessa lingua, no? E quindi in teoria dovrebbe aver già raccolto la documentazione, dovresti saltare determinati passaggi, no? Che ti consentono anche di velocizzare quella che è una possibile trattativa. E quindi ti dico, per me, se non collabori ti perdi tanto. Sì. Ecco, io questo penso. Soprattutto a livello quindi di interscambi di esperienza tra colleghi. Assolutamente, Vinci assolutamente, insieme, no, si perché vince insieme. sì, cresci anche insieme, no? Cioè, poi quando hai quando porti a termine una trattativa in collaborazione, comunque c'è sempre qualcosa che ti lega, no? Anche poi in futuro, ti ricordi sempre di quell'esperienza vissuta insieme, no? E quindi i rapporti poi si fortificano e quindi poi è ancora tutto molto più semplice, insomma, no? Ecco, poi nasce naturalmente la stima reciproca dopo. Assolutamente. Antonio. Sì, sono d'accordo con quello che ha detto Mary. Ecco, avendo lavorato sia in Lombardia che in Toscana, la prima cosa che ho rilevato sicuramente è che c'è un ambiente competitivo più collaborativo qui in Toscana. Per quello che ricordo io, perlomeno nelle nostre zone, era un po' come, insomma, tanti cani randagi che quando c'è l'osso si ci vanno tutti quanti e quindi c'era proprio un po' più attrito, ecco, tra i competitor. Non so come siano cambiate le cose, però ecco, questo è un po' quello che era il mio ricordo. Qui c'è effettivamente molta più collaborazione, correttezza, devo dire, riscontro in generale correttezza, come diceva Mary. È vero, ecco, che a volte ti trovi, soprattutto quando fai anche l'agente di parte dell'acquirente e ti interfacci con un'altra persona dall'altra parte, poi le problematiche che sorgono sono quelle dettate da, insomma, dall'altra parte l'immobile è stato acquisito da un'altra agente senza una metodologia vera e propria e quindi trovi spesso tanti intoppi legati a proprio, che ne so. Non c'è la documentazione, non sono le piantine, non c'è una relazione tecnica di conformità urbanistica, non hanno incamerato un incarico in esclusiva, quindi rischi molto. Ecco, quello in realtà il grosso rischio che abbiamo qui è che tante agenzie non lavorano con incarichi scritti, con esclusive, che poi anche lì non è un'esclusiva pura, perché anche lì dopo io cerco anche attraverso la comunicazione di spiegare alle persone che in Italia abbiamo due tipologie di agenti immobiliari, ci sono gli agenti immobiliari collaborativi e gli agenti immobiliari non collaborativi. I non collaborativi sono quelli che una volta che incamerano l'incarico in esclusiva, l'ingordigia li porta a dirti necessariamente devo incamerare le provvigioni non solo da te, ma anche dall'acquirente. Quindi se un'agenzia immobiliare tipo la nostra che ha un incarico in esclusiva da parte di un acquirente si propone con l'agenzia non collaborativa, prende la porta in faccia. Ecco, questa cosa, ecco, io ho ormai una missione che è quella proprio di andare attraverso contenuti, attraverso la comunicazione,
far capire alle persone che hanno intenzione di vendere casa di conferire un incarico di vendita a quelle agenzie collaborative, quindi che hanno sistemi anche automatizzati che permettono loro, una volta incamerato l'incarico, conferito l'incarico a uno studio, questo studio farà veramente di tutto per intercettare anche con l'ausilio di altre agenzie l'acquirente, e quindi questo per salvaguardare proprio l'interesse. E invito le persone che conferiscono incarichi in esclusiva a scrivere formalmente sull'incarico che, qualora l'agente immobiliare al quale è conferito l'incarico si sappia che non collabora, quindi non ha collaborato con colleghi, il presente incarico si annulla automaticamente, quindi la persona almeno può tranquillamente svincolarsi dal rapporto con un agente immobiliare non collaborativo che antepone i propri interessi di incamerare la doppia provvigione a quelli del cliente. Ma perché io proprietario, se conferisco a te professionista l'incarico di vendita, voglio che comunque curi al 100% il mio interesse, ok? E non esiste che ci può essere sulla piazza un acquirente che è potenzialmente interessato a casa mia e tu ostacoli questa visita perché di là semplicemente non prendi la provvigione anche dall'acquirente. Ecco, quindi invito le persone a farsi scrivere che l'incarico decade se succede questa situazione. Possono anche contattarci e trasmettiamo noi la dicitura cosa devono scrivere sull'incarico. Antonio, hai detto una cosa che potrebbe sembrare forte, ma sapete entrambi, Marianne e Antonio, che io condivido appieno, perché non si può più di sedicenti agenti, quindi che dovrebbero agire immobiliari, invece rimangono immobili, che decidono per i proprietari. Noi non decidiamo per i proprietari, noi dobbiamo rendere note tutte le circostanze. Quindi eccellente il tuo esempio, ti ringrazio con tutte le persone che hanno ascoltato in diretta l'esperienza raccontata da Mary, che ama la collaborazione, può essere un modo di interscambiare, di crescere, e la tua di esperienza, nonché con questa clausola finale, no? È un aiutare i proprietari sui loro diritti e sui doveri dell'agente immobiliare. Aggiungo a quello che hai detto tu, Antonio, che ovviamente la cosa, visto che voi lavorate anche come buyer agent, oltre che come mediazione tradizionale, quindi rappresentate come agenti, consulenti di parte, acquirenti in Italia piuttosto che all'estero, no? Che anche la richiesta va condivisa. Quindi so benissimo che voi lo fate, so benissimo che voi contattate le agenzie per proporre il vostro cliente vero, contrattualizzato. Ci sono agenti immobiliari che sostengono dei veri clienti, in genere lo fanno col privato, ma questo cliente 99% delle volte non è contrattualizzato. Quindi c'è una grande differenza tra un cliente contrattualizzato che ha conferito un incarico e una richiesta generica presa dal portale, o magari una richiesta su un immobile che è già stato venduto. E in più è giusto che sia la richiesta sia l'immobile, in questo caso stiamo ancora parlando della richiesta, vengono condivise, perché noi abbiamo l'obbligo contrattuale di massimizzare l'impegno per poter soddisfare il nostro cliente, a maggior ragione quando sta all'estero, come spiegavi anche tu prima, Marianne. Ragazzi, è stata veramente una bellissima chiacchierata, è stato veramente un piacere. Come fanno allora gli spettatori a saperne di più sul vostro metodo? Ci potete lasciare dei riferimenti, i vostri siti? Vai Antonio. Allora, Antonio Anile, mi trovate direttamente su tutti i social principali, su YouTube. La nostra agenzia si chiama Nama Real Estate. Il sito è www.namarealestate.it. Niente, poi Mary, se vuoi dire, vuoi aggiungere qualcosa? No, hai detto tutto, i canali social, il sito, noi basta che metti, che digiti qualcosa su Google, sicuramente qualcosa trovi. Ecco, quindi. Grande Mary, avete fatto un'eccellente attività di indicizzazione, lo so molto bene, perché io e Antonio abbiamo fatto un po' di test assieme, ci scambiamo sempre un po' di strategie, c'è sempre questo confronto, la collaborazione ovviamente
tra persone appassionate del proprio lavoro non è solo quella nella compravendita, ma anche quella di condividere strumenti, piani marketing, insomma, quindi è sempre molto gratificante. Vi invito quindi tutti a, se dovete comprare casa in Toscana, a sfruttare tutti gli strumenti che Marianne ed Antonio hanno studiato e nel tempo e continuano comunque a evolvere per rendere dotte le persone, perché ovviamente una persona che deve comprare casa da Milano alla Toscana è giusto che si appoggi a uno specialista lì nella zona, e ovviamente loro sono gli specialisti. Io saluto tutti, settimana prossima nel tardo pomeriggio stiamo definendo gli orari, ospiterò due realtor pugliesi, quindi settimana scorsa eravamo in Liguria e siamo stati in Emilia Romagna, erano ospiti Stefania Longo e Giacomo Piergentili, oggi siamo stati in Toscana, in particolare sulla costa delle Etrusche con Marianne Tumiotto e Antonio Anile. Settimana prossima ospiterò Domenico Corrieri ed Ermanno Acquaviva in Puglia. Quindi vi ringrazio tutti. Mary, grazie mille. Antonio, grazie mille. Grazie Alex. Grazie a te, grazie. Alex. A presto. Ciao. Ciao.